Ciao ragazze, eccoci in un nuovo video. Questo è un video svuota la spesa, edizione quarantena, insomma, questa spesa che abbiamo fatto che ci durerà tipo 10 giorni, quindi voglio farvela vedere in diretta perché ve la faccio vedere sempre nei vlog, però i vlog diventano lunghissimi e diventano praticamente dei video svuota la spesa, non sono più vlog, quindi oggi ho deciso di farvi vedere la mia spesa così vi posso mostrare con più calma le cose, anche se comunque non mi soffermerò troppo per non annoiarvi, ecco, mi soffermerò magari sulle cose più particolari, interessanti. Ho fatto una lunga introduzione per dirvi che questo è un video svuota la spesa. E nulla, ci sono molte difficoltà, ovviamente lo sapete, per fare la spesa, quindi io ci vado tipo ogni settimana o anche 10 giorni, ogni 8-10 giorni, così per non andare sempre al supermercato, insomma è un po' inutile andare ogni giorno al supermercato a comprare cose. Quindi ecco, questa è la mia soluzione, insomma, di andare quasi mai, cioè veramente ho mandato David. Se vi piace questo genere di video svuota la spesa, fatemelo sapere con un like, ditemelo nei commenti, fatemi sapere, insomma, se vi piace questo genere di video. Iscrivetevi al mio canale e cliccate anche sulla campanella per non perdere nessun video. E soprattutto seguitemi anche sul mio nuovo profilo Instagram, nancy.vlogger. Ultimamente sto facendo anche delle dirette. Ok, iniziamo quindi. Prima di tutto questi granetti integrali che li ho scoperti grazie a David, io non li compravo mai, invece come profilo nutrizionale non è male, è simile a pancarra integrale, sempre in vino bianco, mi ci trovo, mi piacciono molto ed eccoli qui. Li utilizzo tipo come bruschette con i pomodorini oppure ci spalmo sopra anch'io il formaggio tipo Philadelphia, formaggio spalmabile. E nulla, mi piacciono. Un'alternativa è con pranzo leggero, light e veloce. Poi riso basmati, ovviamente. È il mio preferito, riso basmati. Io lo utilizzo soprattutto quando mangio il pesce, tipo col salmone, con i gamberi. Mi piace molto il riso basmati. La parte che è leggero e proteico, la cosa bella del riso basmati è che è molto più veloce la cottura, quindi si cuoce veramente rapidamente, tipo 10 minuti come se fosse pasta. Quindi, perciò, lo preferisco a volte al riso classico, invece è molto più lunga la cottura. Ho preso questa farina qui perché è l'unica che ho trovato, questa qui che farina tipo 2 che utilizzerò per fare dei dolci, è la stessa farina che ho utilizzato per fare la torta a cioccolato nell'ultimo video cosa mangio in un giorno. Se non l'avete vista andate a guardare perché c'è questa ricetta con questa farina con cui ho fatto una torta al cioccolato cacao super light, buonissima. E nulla, ho preso questa perché vorrei fare tipo un ciambellone con le carote, lo vedrete nel vlog comunque. Il lievito istantaneo per ora ce l'ho ancora, quello là, pan degli angeli, utilizzerò sempre quello per fare il dolce, quindi non l'ho comprato. Poi ho preso i pomodorini, ovviamente, immancabili. Poi ho preso un po' di pollo, due confezioni di petto di pollo. E invece una di macinato di pollo, mi piace un sacco il macinato per fare tipo con la pasta oppure per fare le polpette con le noci oppure gli hamburger. Casomai vi farò vedere anche la ricetta. E poi ho preso il pollo, non ho preso la carne rossa perché a me non piace. Poi ho preso questo che è il farro per cambiare, invece del solito riso e pasta ho voluto prendere anche un po' di farro. Cottura 10 minuti e vi farò sapere poi com'è il sapore. Non l'ho mai preso, ho preso sempre altri marchi. Perché boh, la Barilla mi sa più di pasta che di farro, di fissazione. Poi ho preso due yogurt, i miei amati yogurt bianco alla soia, 0% zuccheri, 0% grassi, sono buonissimi, soprattutto non avendo il latte vaccino all'interno. Essendo alla soia, essendo vegetale, riesco a digerirli molto più facilmente rispetto ad esempio allo yogurt greco, che non riesco più a mangiarlo perché non riesco a digerirlo, ecco, quindi ho preso questo. Il tonno, a me piace quello naturale, però purtroppo del marchio Rio Naturale, Rio Mare Supernaturale, quelle con 3-4 scatolette era già terminato, quindi ho preso due di queste grandi e poi di quest'altro marchio qui ho preso tre, ecco, per averne insomma un po' in più, perché noi ne mangiamo veramente spessissimo il tonno, soprattutto nel riso, nella pasta ci piace molto, quindi l'ho preso in quest'altro modo, perché in quest'altra modalità, perché il classico che prendo io era già terminato. Le mozzarelline light che prendo sempre, Santa Lucia Light, che utilizzo soprattutto per fare la pizza in casa quando la faccio, mi piacciono molto pure nella piadina, sono buonissime, un po' più leggere rispetto alla classica mozzarella. Le zucchine, la nostra verdura preferita, le
piace in ogni modo. Vedete sempre nei video cosa mangio ogni giorno in un vlog, che io quasi sempre, come vi ho detto, faccio le zucchine perché la verdura che mi piace di più, perché è super delicata, poi si può fare in mille modi, quindi sempre zucchine. Le piadine integrali che mi piacciono moltissimo. Ho preso questi che sono i miei biscotti preferiti, sono veramente super super cioccolatosi, sono a cacao con gocce di cioccolato all'interno, però sono con riso, quindi sono veramente super leggeri, c'è almeno 30% di grasso. Mi piacciono molto soprattutto per il sapore, poi anche perché sono leggeri, quindi unisco l'utile al dilettevole. Ed eccoli qui, vi faccio vedere. Sono buonissimi, ragazze. Poi ho preso anche queste, perché visto che non posso andare dall'estetista dicendo me li farò in casa, perfetti. Sono delle strisce depilatorie, vedete, ho trovato soltanto di questo marchio qui. Sono queste, c'è scritto che sono delicate al miele. I denti non sono proprio perfetti, devo dire la verità, però purtroppo ho trovato solo queste, le profumerie sono chiuse, quindi mi accontento di queste strisce depilatorie, insomma, per i baffetti, per le zone delicate. Queste sono per il viso, spero. Spero di aver capito che erano per il viso. Sì, sono per il viso, ma anche per le ascelle vanno bene, ok. Poi in quest'altra bustina ci sono i biscotti invece per David, lui ama questi galletti della Mulino Bianco, tra l'altro come ingredienti non sono proprio male, sono con il 55% di grassi in meno, non sono proprio male, sono molto buoni, sono buonissimi questi, lo capisco. Poi un altro yogurt mio, questi sono invece gli yogurt che piacciono a David al limone, lui ama questi quindi prendo sempre questi qui. Un avocado, il mio amato avocado, perché ho preso anche il salmone, ecco qui, anche se non si vede, questo sono due bei tranci di salmone, quindi ho preso anche l'avocado per fare il mio amato riso salmone, avocado e zucchine, quindi ci vuole sempre il salmone. E poi ho preso un po' di formaggio grattugiato, parmigiano, mascabile. Poi a proposito, altra cosa sempre per quanto riguarda il sushi e il salmone, ho preso queste che sono delle edamame, però già pronte da come ho capito, si gustano così o si scaldano in padella oppure in microonde. Io purtroppo le edamame, quelle surgelate, buone, buonissime, che compravo e che utilizzo sempre, le trovo soltanto all'Esselunga e ora non sto andando all'Esselunga perché è troppo lontano, quindi il supermercato vicino a casa non ce l'ha e per l'alternativa, visto che mi mancano tantissimo il sushi e anche le edamame, ho preso queste edamame qui sperando che siano buone. Ho preso anche le mandorle perché vorrei fare il pollo alle mandorle. Nel video cosa mangio ogni giorno avevo fatto il pollo con le noci, invece ora voglio provare il pollo con le mandorle. E poi per finire il preparato pizza con farina integrale. Allora dovete sapere che ogni volta che vado al supermercato cerco il lievito, quello non quello dolce per i dolci istantanei, ma quello per la pizza, il lievito di birra, ma non c'è più, non esiste. E poi vedendo gli scaffali ho visto questo preparato qua, pizza con farina integrale, però all'interno c'è anche un lievito, vedete, il lievito in polvere. Ora l'abbiamo, quindi appena l'ho visto ho detto no vabbè, perfetto per me, è un lievito, giusto? Sì, ho preso solo una confezione, vediamo come va con la pizza, se va bene poi ne prendo qualcun altro. Vedete, qui all'interno c'è un lievito. Beh, un'ottima alternativa, visto che non riesco a trovare né il lievito di birra né il lievito di birra essiccato. Proviamo con questo, speriamo, perché voglio fare la pizza ma non ci riesco a farla perché non trovo il lievito, mannaggia. Il lievito secondo me è l'ingrediente più pregiato in questo periodo, non riesco a trovarlo né online né in supermercato. Vedremo con questo stratagemma se ci riuscirò a fare la pizza. Allora, poi abbiamo preso acqua, coca zero, poi vabbè un sacco di frutta e verdura da fruttivendolo. E poi per finire, scusate se non mi riprendo ma mi è venuto un mal di denti pazzesco, non riesco nemmeno più a parlare. Comunque concludo il video con questa, che è una farina sempre per la pizza, vedremo, faremo tutti esperimenti per vedere qual è la migliore. Poi ho preso anche il riso Roma, che questo lo utilizzo tipo se voglio fare un risotto, comunque se voglio fare tipo il riso col pollo. Poi questi sono i pelati di pomodori, salsa di soia che mi era finita, le lenticchie e i fusilli. Nulla, mi spiace che il video lo finisco qui ma faccio fatica anche a parlare. E quindi io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!